La conferenza stampa è stata indetta per chiarire alcune cose che stanno accadendo, diciamo, alcuni episodi spiacevoli che stanno accadendo negli ultimi mesi all'interno di quella fabbrica, l'ultimo ieri, che testimoniano il clima avvelenato che rischia, secondo noi, di produrre, come dire, situazioni molto molto spiacevoli. Ieri mattina noi ci siamo recati in azienda per effettuare questo incontro rispetto alla cassa integrazione. Abbiamo notato alcune stranezze, io lo riporteremo anche al tribunale perché stiamo presentando querela su questo. Abbiamo notato che a un certo punto le altre organizzazioni sindacali non erano davanti alla porta d'ingresso del consiglio di fabbrica, ma tutti i delegati sostavano all'esterno. Siamo arrivati, questo è un fatto anomalo, perché se tu entri per, cioè tu dovresti entrare, come dire, da quella che viene definita, no, l'entrata del consiglio di fabbrica. Invece abbiamo notato che una cinquantina di persone stavano dall'altro lato. Noi siamo arrivati, eravamo in cinque, si è esporto uno dei dirigenti delle altre organizzazioni, abbiamo visto che si è girato, ha preso il telefono, è andato, si è recato verso l'albero, quindi ha controllato che noi ci fossimo. A un certo punto è arrivata una macchina con due persone, uno di questi è sceso, si è avvicinato e ha parlato con lui e poi è venuto verso di noi incominciando ad inveire, a dire parolacce e a fare minacce, fino anche ad arrivare a minacce di morte vere e proprie, dicendo ti sparo e quant'altro. E, tra l'altro poi l'azienda, quando mi ha contattato telefonicamente, io gli ho detto guarda che non siamo nelle condizioni di fare l'incontro perché è accaduto questo, che è l'ennesimo di tanti piccoli episodi, come dire, che stanno però aiutando ad avvelenare il clima all'interno di quella fabbrica. L'azienda stessa ha riconosciuto, guarda, anche io ho notato strano il fatto che tutti i delegati dell'altra organizzazione fossero predisposti dall'altro lato. Cioè, perché dico questo? Cioè, ci sembra strano, ma chi vive la fabbrica, come dire, ieri era presente lì, ha notato chiaramente che avendo i colleghi tutti dall'altro lato è come se i colleghi sapevano, alcuni dei colleghi sapevano che stava per accadere qualcosa. Poi quella scena in cui abbiamo visto il dirigente della UIL, lo dico, faccio pure il nome, Gennaro Riva, che ha parlato con questo qua e poi questo è venuto verso di noi, ci ha minacciato, poi è ritornato da lui prima di andare via, come dire, dal nostro punto di vista, ecco, vorremmo chiedere spiegazioni. Che cosa c'entra, come dire, il soggetto che ci viene a minacciare senza nessuna motivazione, perché tra l'altro io sto ragazzo ci ho parlato in tutta la mia vita forse tre volte, non ci sono problemi di carattere personale, non ci sono mai stati, anche perché non conosco, non ricordo, facevo fatica a ricordare pure il cognome di questo ragazzo qua, però è chiaro, come dire, che a noi è parso un chiaro tentativo fatto da un singolo ma con una regia occulta dietro che sta andando avanti da mesi. Io voglio ricordare, ci sono stati alcuni episodi che non abbiamo reso noto alla stampa, semplicemente perché abbiamo sempre tentato di abbassare il clima. Circa tre anni fa lo stesso soggetto della UIL tentò di aizzare i lavoratori dell'appalto ILVA contro i delegati dell'USB. 11 delegati nostri rischiarono un vero e proprio linciaggio fuori l'appalto, perché fummo accusati tramite alcune stupidaggini che lui disse praticamente di essere contro i lavoratori dell'appalto. Meno di un mese fa altri due nostri delegati dell'appalto sono stati minacciati davanti alla portineria, anche di questo lo relazioneremo, come dire, alla questura a Taranto, e è stato dato il consiglio ai nostri delegati di calmarsi. Si stanno innescando meccanismi che a noi non piacciono. Io credo che l'oggetto oggi della conferenza stampa, perché uno dice fai la conferenza stampa e non vai a denunciare, ma stiamo facendo il contrario, prima la conferenza e poi andiamo a denunciare, perché non vogliamo far passare il messaggio che secondo noi è scattato nella testa di qualcuno, che possono venire, farci le minacce, farci quello che vogliono, tanto alla fine noi non denunciamo perché magari scatta quel meccanismo, come dire, in cui purtroppo denunciando noi sappiamo che ci possono essere ripercussioni verso coloro che comunque a tutti gli effetti sono lavoratori, no? Cioè il vero dilemma qual è? Ieri subisci una minaccia, tu se vai a denunciare il rischio è che questo lo prendono e lo mettono fuori, però a un certo punto io dico che ci dobbiamo tutelare da questo punto di vista, perché ci sono soggetti che stanno manovrando come i fili dei burattini e stanno creando condizioni pericolose. Io lo sto dicendo da parecchio a qualche amico della questura. Se si continua così, perché si stanno caricando alcune persone di odio nei confronti di altri soggetti che non c'entrano nulla. Perché l'unica cosa che si può rimproverare all'USB, se così posso usare questo termine, è di aver preso una posizione completamente diversa rispetto alle altre organizzazioni.
rispetto alla questione Mittal. Io non voglio assolutamente credere che quello che sta accadendo, come dire, è frutto di tutto ciò, perché a un certo punto mi chiederei, come dire, la funzione del sindacato qual è. Il sindacato dovrebbe essere responsabile. Io stesso, quando abbiamo fatto la manifestazione con i lavoratori all'esterno della fabbrica che rivendicavano il diritto perché ingiustamente esclusi dalle classifiche, la raccomandazione prima e l'ultima è stata: evitiamo qualsiasi atto di tensione, perché noi siamo gente garbata che va a lavorare, che non fa della violenza, come dire, neanche verbale, il proprio grido. Quello che invece sta succedendo a noi è l'esatto contrario. Ci sono tentativi, come dire, di attaccarci da quel punto di vista.